Amici di Fan, appassionati di Lega Calciotto, benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci. Serie A2 si affrontano quest'oggi l'Adisport e Bar Crystal, due squadre molto interessanti qui nel girone del Ciriaci. Squadre al centro del campo, andiamo rapidamente con la lettura delle formazioni. L'Adisport che si schiera con Bontà, Fusco, Ivan, Lipidi, Muccica, Palombi, Panuzzi, Ferraro e Cappellone. Per quel che riguarda il Bar Crystal, invece Branetti, Ciuffa, Concutelli, Cristiano, Di Mario, Guida, Pacifico, Palermi e Scaffetta. Inizia il match in questo momento. Due squadre che subito cominciano a viso aperto a fronteggiarsi già con la prima manovra. Sulla destra, pallone messo in mezzo. L'Adisport che attacca da destra verso sinistra, risponde il Bar Crystal. Da sinistra verso destra in maglia gialla. Controllo del pallone da parte del numero 16 degli uomini in maglia gialla, ovvero Branetti. Prova a distendersi sulla destra il Bar Crystal. Recupera il pallone l'Adisport. Ora transizione offensiva da parte del numero 9 che prova a servire sulla destra il compagno. Palla messa in mezzo, il portiere con i piedi in rimessa laterale. Rimessa lunga per Di Mario, l'appoggio di petto. Esce nuovamente dall'area di rigore il pallone. Poi Palermi. Tiro di destro che finisce fuori. Il primo tentativo della partita è del Bar Crystal. L'Adisport che rinvia con il proprio portiere Fusco. Lunghissimo a cercare l'attaccante. La spizzata di testa. La difesa da parte del Bar Crystal è buona, ripartenza veloce, ottima e arcigna difesa da parte del numero 8 dell'Adisport che subisce anche fallo. Si tratta di Camillozzi che gioca rapidamente poi verso il compagno a sinistra. C'è un tocco e c'è calcio di punizione, fischiato per il fallo di mano dell'attaccante dell'Adisport. Di Mario prova ad uscire palla al piede, non riesce. Bontà imposta. Lancio lungo. Controllo di petto della difesa del Bar Crystal. Quindi nuovamente Fusco apre bene. Interessante il pallone per il numero 2. Ferraro intercettato però dalla difesa del Bar Crystal che riparte rapidamente. Sono 3 contro 3, adesso 3 contro 2. Il passaggio all'indietro per Di Mario è sbagliato, fuori misura, troppo leziosismo da parte del Bar Crystal che però riconquista benissimo il pallone. Il tentativo di destro, il palo pieno, l'acuto del Bar Crystal. L'Adisport che prova a rispondere con un lancio lungo dell'estremo difensore. Fino a questo momento abbiamo visto una sola occasione, sono passati 5 minuti di gioco. Sinistro, tentato controllo del portiere, bravo in due tempi. Segui Manu, segui Manu.
Cappellone, perde un brutto pallone. Rimessa laterale per il Bar Crystal. Di Mario, di petto, in appoggio, quindi Pacifico, prova col destro, direttamente tra le braccia del portiere che prova a rigiocare lungo con le mani, stacco di testa, c'è forse un fallo, si continua a giocare, sempre Di Mario in appoggio, deve mettere via il pallone la difesa della Ladisport. Bontà in posizione di playmaker. Tentativo di avanzata da parte del numero 10 che si appoggia poi a sinistra. Adesso ritmi un po' più lenti. Perde un brutto pallone il Bar Crystal. Il tentativo di destro è la prima opportunità del match per Ladisport, che la spara però fuori da buona posizione. Erano anche in 2 contro 1. Scelta del tiro da parte del numero 2, che non porta alla rete, mentre arriva un altro pallone, evidentemente sgonfio, quello con cui si è cominciati a giocare. 7 minuti di gioco, sempre 0-0, un'occasione per parte. Adesso il controllo da parte di Mucciga, da una palla bruttissima alla sua difesa, davvero ha corso un grosso pericolo l'Ladisport. I giocatori del Bar Crystal erano però postati diversamente rispetto a vie centrali, e allora il controllo sempre da parte della mediana del Bar Crystal, che rischia di perdere un altro pallone. Un po' più imprecisa la squadra di maglia giallonera, che cerca di andare dentro l'area di rigore, ed è il gol del vantaggio da parte del Bar Crystal. Lo segna il numero 11, Leonardo Guida. 1-0, seconda opportunità per il Bar Crystal, gol del vantaggio. Si parte con Ladisport, che deve cercare di recuperare il match dopo il gol del vantaggio da parte di Guida. Sempre questo pallone alto a provare il controllo da parte degli avanti della squadra in maglia blu, che adesso ci mette sicuramente più grinta dopo aver subito il gol del vantaggio. Bello l'appoggio a sinistra, interessante. Provvidenziale la chiusura del difensore destro del Bar Crystal. Partita maschia, direttore di gara non fischia. Camillozzi prova il destro, si ristanda il portiere, poi sulla seconda palla il tentativo che sul secondo palo non trova l'attaccante, si rimane sull'1-0. È stata una buona parata da parte del portiere della Ladisport. Quindi giocata centrale per l'autore del gol del vantaggio, che cerca Di Mario, esce male il portiere. Di Mario pensa al pallonetto, era l'unica soluzione per battere l'estremo difensore. Sicuramente complicata la via scelta dal numero 9. Lancio lungo nel tentativo di controllo da parte del numero 11, quindi Di Mario prova ad aggirare due avversari, è tutto solo il numero 9, perde il pallone Camillozzi. Ha cercato Panuzzi, che poi mette una palla lunga direttamente tra le braccia del portiere, nella terra dell'estremo difensore del Bar Crystal, impegnato fino a questo momento in una sola occasione. Di Mario cerca l'1-2. Con Emiliano Palermi
C'è solo calcio d'angolo per il Bar Crystal che porta due effettivi in area di rigore più due ai limiti dell'area, forse pronti ad entrare. Rimessa lunga che assomiglia a un calcio d'angolo. Di Mario ci prova di testa. Era un buon tentativo dell'attaccante che sta facendo il lavoro sporco fino a questo momento. Rilancio lungo del portiere a cercare. Sempre uno stacco di testa, una spizzata, qualcosa che inneschi di fatto la manovra di Nalady Sport. Un po' in difficoltà dal punto di vista della costruzione. Guida. Porta il pallone da Pacifico. Cerca Di Mario, di nuovo Pacifico a destra. Gioca anche bene il Bar Crystal. Pacifico in appoggio a sinistra. Numero 10 che perde il pallone nel tentativo di guardare il posizionamento dei compagni. Panuzzi. Guida, controllo col tacco. Superba manovra del numero 2. L'1-2 con Di Mario. Si innesca il numero 11. Occhio che è tutto sinistro. Infatti, nel tentativo di rientrare dentro al campo con il piede forte, se la trascina fuori. Camillozzi. Rimessa laterale, giocata lunga sempre per il numero 8. Indisturbato si gira Camillozzi, entra dentro l'area. Ci prova. C'è una deviazione, secondo i giocatori dell'Ladisport. Il direttore di gara ha valutato invece un tocco prima del giocatore del Bar Crystal del tiro effettivo di Camillozzi. Ripartenza allora dall'altra parte degli uomini in maglia gialla che colgono di sorpresa un'avversaria impegnata a protestare col direttore di gara. La chiusura però del terzino destro è buona, tentativo di ripartenza. Camillozzi ha tante opportunità di passaggio, sceglie nuovamente di andare dal terzino destro. C'è in mezzo Panuzzi e c'è un fallo commesso. Si arrabbia parecchio lo stesso numero 8. Poi il lancio lungo del portiere a cercare Di Mario, fa sportellata il numero 9 in appoggio a Guida col tacco. Di Mario per il Guida, è tutto sinistro, carica il mancino, poi ci ripensa. Se n'è andata metà del primo tempo, 1-0 Bar Crystal sull'Ladisport, col Bar Crystal che si riaffaccia in avanti. Il tiro che finisce solamente sull'esterno della rete. Rilancio lungo. Bar Crystal che facilmente si trova nuovamente nei pressi dell'area di rigore. Guida cerca la doppietta personale con questo tentativo di sinistro. Rilancio lungo dell'estremo difensore. Camillozzi, evidente gioco pericoloso del numero 10. Non protesta neanche il giocatore dell'Ladisport. Giocata rapidamente in direzione di Lupidi. Deviazione, stavolta c'è calcio d'angolo, è il primo del match per l'Adisport. Fronte destro offensivo d'attacco, si andrà con il destro, quindi traiettoria ad uscire rispetto all'area, messa tesa verso il portiere. Numero 1 Mazza, che può giocarla fuori. La palla rimbalza un paio di volte nell'area di rigore del Bar Crystal, che prova nuovamente la ripartenza rapida. Un po' lenti i giocatori con la maglia gialla e infatti deve fermarsi. Pacifico deve dare a sinistra sul terzino che finalmente arriva sul pallone, che spreca una buona opportunità. Fusco.
fase un po' morta della partita. Di Mario viene dentro al campo rispetto alla sua posizione. Pacifico duetta con Guida. Scaffetta. Dentro per Di Mario! Gol del 2-0 del Bar Crystal. Di Mario si è venuto a prendere il pallone a metà campo, ha impostato di fatto l'azione offensiva degli uomini in maglia gialla e poi ha concluso 2-0. Di Mario si avventa nuovamente sul pallone. Ci prova Camillozzi. C'è fallo del numero 9. Sarà probabilmente un tentativo diretto da parte della Ladisport su calcio piazzato. Anzi no, è una giocata rapida. In direzione di Scafetta. E di nuovo Di Mario a prendersi il pallone, a darlo al rapidissimo Pacifico. Pensa che è il destro, lo prova il numero 10 sulla schiena dell'altro numero 10. Mentre Fusco si appresta al rinvio lungo, lo fa con il piede. Controllo tentato da parte di Manuel Brannetti che sbaglia l'appoggio. Camillozzi spizzerà di testa in direzione di Pannuzzi. Di Mazza al rilancio lungo, stacco di testa di Mario col fisico, resiste, dà per Guida il tiro direttamente tra le braccia di Fusco, che poi rilancia nuovamente lungo. La Disport un po' in confusione in fase offensiva, non riesce mai a giocare col pallone a terra. Ripartenza Bar Crystal. Sono 3 contro 3, Di Mario in area di rigore. Di Mario! Tripletta, anzi doppietta per Di Mario che si trova tutto solo in area di rigore. Terzo gol del Bar Crystal. Rischia di finire male la partita per l'Adisport, che nel tentativo di fare qualcosa in avanti si è scoperta troppo e ha permesso al numero 9 di arrotondare il risultato, che per il momento premia con il 3-0 la squadra in maglia gialla. Pacifico Palermi. Brammetti. Di Mario. Ci vorrebbe forse un time out ora per l'Adisport nel tentativo di trovare una nuova soluzione per far male al Bar Crystal. Pannuzzi commette fallo, chiede scusa il numero 9. Fallo di frustrazione dell'attaccante maglia blu. Guida. Perde il pallone. Di Mario va a dar fastidio al difensore. Guida. Pacifico di prima. Di Camillozzi, bel tentativo stavolta da parte di Ferraro, che prova con l'esterno destro a fare il pallonetto al portiere che attende che la sfera sorvoli la sua traversa. 20esimo, sempre 3-0 Bar Crystal.
Pallone in profondità sulla destra. Tentativo da parte di Brannetti. Fusco raccoglie il pallone dal fondo. Rilancio lungo. Guida. C'è un fallo. La Disport che prova a cogliere di sorpresa il Bar Crystal sulla sinistra con i piedi. L'estremo difensore come può. Poi dall'altra parte riparte il Bar Crystal. Sono 3 contro 3. Porta il pallone Brannetti. Prova a servire Palermi. La mette sul destro il numero 18. Nuovamente per il numero 16. Spreca questa opportunità il Bar Crystal. Pacifico. Movimento da parte di Di Mario che prova l'aggancio. Chiede un calcio di rigore. Continua Di Mario a tenere il pallone tra le gambe. Messa con le mani, lunga per Di Mario. Prova il controllo di petto. È un nuovo appoggio per chi ha battuto la rimessa laterale. Quindi Camillozzi. Pacifico, spizzata di testa da parte di Palumbi. Rimessa con le mani, sempre verso Di Mario. Questa volta non si ritrova il pallone dai piedi, lo va a inseguire. Fallo su Pannuzzi. Non si concretizza il vantaggio, direttore di gara visto. Infrazione sul numero 9 che rimane anche a terra per un problema alla caviglia. Si sta per rialzare l'attaccante dell'Adisport che ha sbracciato e tanto fino a questo momento, ma non ha trovato sicuramente spazi per poter far male a Mazza. Ma col bagger Mazza questa volta, stilisticamente sicuramente non perfetto ma comunque efficace. Allora il Bar Crystal, Camillozzi, Pannuzzi, va lui, deviazione che quasi si trasforma nel primo gol dell'Adisport. 22:50 sul cronometro. Non sono stati chiamati time out, quindi fino a questo momento non ci dovrebbe essere recupero. Camillozzi manca il controllo. Guida. Di testa. Anzi, Pacifico. Guida adesso. Se la mette sul sinistro c'è fallo. Da buona posizione. Questa potrebbe essere una delle ultime opportunità del primo tempo. Chiede distanza. Il numero 11, Guida, che è l'autore del primo gol del Bar Crystal. Gli altri due li ricordiamo di Di Mario. È pronto ad andare Guida, va lui col sinistro, il tiro che finisce più o meno di un metro alla destra della porta di Fusco. Camillozzi, fallo sul numero 8, arriverà anche un giallo, è il primo della gara. Direttore di gara, anzi, che non ammonisce. Numero 18 era sembrato intenzionato a sanzionare il giocatore del fallo. Partita molto corretta fino a questo momento. Primo tentativo effettivo di Davide Pannuzzi, che potrà calciare stavolta indisturbato. Ci sono 3 uomini in barriera.
va il numero 9 col destro basso cercando qualche deviazione che non c'è, respinta dalla difesa della Bar Crystal che va con Di Mario. Occhio che sono 2 contro 2, Di Mario accelera, tornano su di lui i difensori della squadra avversaria, allora guida dentro l'area di rigore, deve venire fuori, deve darla a Pacifico, cambio gioco per Brannetti, quindi di nuovo guida, mette il pallone per Di Mario e sul secondo palo arriva la marcatura forse più bella della serata da parte del Bar Crystal, 4-0. Direttore di gara che sta per decretare la fine del primo tempo. Siamo al minuto numero 25. Non c'è credo recupero, o se ci dovesse essere saremo attorno al minuto. Camillozzi entra in area, atterrato, sacrosanto calcio di rigore e arriva anche il cartellino da parte del direttore di gara che è giallo. E dunque può accorciare subito le distanze il Ladisport, Luca Lepidi. Lepidi batte il portiere avversario, è il primo gol del Ladisport che accorcia le distanze, siamo sul 4-1 per il Bar Crystal. Lancio lungo di Mario, stacca per guida, si ferma il numero 10, subisce un colpo, chiede scambio a Di Mario e termina qui il primo tempo, 4-1 per il Bar Crystal sulla Ladisport al riposo. Primo tentativo direttamente dalla centrata da parte del Ladisport. Il lancio lungo adesso a cercare il terzino sinistro che subisce fallo, terzino destro che subisce fallo da parte del difensore sinistro della Ladisport. Calcio di punizione sul quale è pronto ad andare il giocatore del Bar Crystal che la mette sulla sinistra. Rimessa laterale di Mario. Pallone messo in mezzo sul secondo palo, prova a ripulirlo per così dire il numero 16 Manuel Brannetti, calcio d'angolo per il Bar Crystal, il primo del secondo tempo, fronte destro offensivo d'attacco della squadra in maglia gialla che probabilmente adesso giocherà una rimessa laterale che assomiglia a un calcio d'angolo anche se viene giocata corta. Brannetti, Di Mario, Brannetti carica il sinistro sulla schiena di Ferraro. Giocata per Pacifico. Carica il sinistro, guida e quasi fredda nuovamente Fusco che mette in angolo. Calcio d'angolo per il Bar Crystal, messa in mezzo, poi messa fuori. Appoggio di testa di Ferraro, lancio lungo, intercettato da parte di Brannetti che cerca Di Mario per la tripletta, non riesce. Di Mario prova a girarsi, pallone dentro, guida,
Rimessa laterale per il Bar Crystal, anzi per la Ladisport. Andrà a battere Cucciga. Pannuzzi. Muccica, un po' macchinoso il numero 88, gli portano via il pallone Di Mario. Ferraro, Camillozzi. Pallone dentro, spazzato poi senza troppi complimenti dalla difesa del Bar Crystal. Guida, cerca il numero, Muccica, gioca bene. Ferraro, Muccica si fa spazio, poi il pallone per Camillozzi è sbagliato. Rimessa lunga, gran giocata di Ferraro che arriva con le sue leve a togliere il pallone dalla disposizione dell'avversario. Ma è sempre il Bar Crystal che può giocare con Pacifico. Il neo è entrato con Cutelli. Fallo di Camillozzi su Scafetta. Con Cutelli, male nel controllo, rimessa lunga, Camillozzi, Ferraro con Cutelli, si riconquista il pallone al numero 17, può dare a Guida, lo fa nuovamente per Con Cutelli, 5-1 Bar Crystal, risultato forse acquisito. Serve un miracolo alla Ladisport di Fabrizio Montà, capitano che sta provando ad impostare la manovra, ma che trova le solite difficoltà. Poi la grinta da parte di Palumbi a riprendersi il pallone, chiede lo scambio corto il numero 11. Pannuzzi non arriva, a ripartenza velocissima di Brammetti, che è fortunato anche nel rimpallo. Si invola verso la porta, prova il pallonetto. Esagera forse un po' il numero 16, ma visto il risultato se lo può permettere il Bar Crystal, anche perché Di Mario va a coprire la porzione di campo lasciata dal numero 16 e poi si riproietta lo stesso numero 9 in avanti. C'è fallo poi su Guida. Punizione giocata corta. Con Cutelli. Pacifico. Di Mario. Scavetto, Pacifico, Bontà, lungo, cercare Camillozzi, stacco di Di Mario, Guida, fitta al sinistro, poi lo prova, incrocia troppo il numero 11, che dà quindi modo di ripartire a Camillozzi, Camillozzi, se non altro fa un grandissimo gol il numero 8, siamo 5-2. Settimo di gioco, 5-2, valanga di gol in questa prima partita della serata di Lega Calcio 8 di Serie A2 al Circolo Sportivo Ciriaci. Coccutelli, 1-2, Pacifico, Palermi, vede Coccutelli e lo trova nello spazio, il numero 17.
chiede e trova l'aiuto di Di Mario, che poi dà Pacifico sulla destra per Brammetti, che poi egoisticamente spara verso la porta. Il suo tentativo però va verso il fondo. Rimessa lunga. Camillozzi. Calcio d'angolo per il Ladisport, il primo del secondo tempo della squadra in maglia blu. Ci sono tre uomini in area di rigore, si tratta di Camillozzi, Cappellone e Panuzzi. La battuta è tutt'altro che però invitante per gli attaccanti della squadra che è sotto di tre reti di fronte a un Bar Crystal che ha avuto una netta accelerata nel primo tempo e che si trova meritatamente in vantaggio. Palermi, col fisico numero 18, spalla alla porta da Brannetti. Sempre Brannetti per Palermi. Camillozzi, Cappellone. Pacifico resiste a un paio di cariche. Pacifico. Camillozzi al limite dell'area di rigore, si gira, prova a sinistro, finisce di parecchio fuori il suo tentativo. Ha realizzato un gran gol, il numero 8 fino a questo momento. Non basta però per il Ladisport questa sera. Cucutelli. Cappellone, bella palla per Ferraro e poi davanti al portiere trova il gol del 3-5, la Ladisport che forse torna in partita. Dai, dai, dai. 15 al termine. Bar Crystal un po' assente in questa fase della partita. Se quello di Camillozzi è stato un gran gol, questo poteva tranquillamente essere evitato. Davvero coriaceo il Bar Crystal, la Ladisport, a crederci. Ora si riversa in avanti nuovamente la squadra in maglia gialla nel tentativo di scacciar via il ritorno in partita degli avversari. Brannetti, Palermi, Brannetti, Palermi. Scafetta. Di Mario. Ferraro. Pallaccia della difesa del Bar Crystal. Il tentativo di Camillozzi. Porta vuota. Il tiro che finisce fuori da parte del numero 88 Muccica. E poteva essere il gol che riapriva definitivamente tutto quanto. Bar Crystal un po' assente. Potrebbe arrivare il time out per il Bar Crystal. Al prossimo possesso palla con sfera ferma di Mario. Fallo, e forse sta per arrivare il time out. Anzi no, si continua a giocare Pacifico.
Due uomini in barriera. Sistemati da Fusco, pacifico, soluzione diretta, velleitaria, morbido e centrale il tiro. Non l'ideale per far male a un portiere avversario. Giocata lunga verso Di Mario. Adesso un po' isolato il numero 9. Allunga Muzzica! Lancio lungo. Scafetta di testa. Perfeziona per Palermi. Si propone nuovamente a destra. Palermi lo vede. Poi decide di far tutto da solo. E di far bene. E il gol del 6-3 del Bar Crystal, che scaccia nuovamente l'Adisport. Minuto 15. Bar Crystal che è tornato in dominio del risultato. Pacifico. Brannetti. Palermi. Chiama Fusco il pallone, controlla col petto Bontà. Avanzata l'Adisport. Muccica molto stanco. Prova a pressare con Cutelli, che esce con un 1-2 pregevole dalla pressione offensiva degli avversari. Adesso l'Adisport è un po' stanca. Si trova il pallone tra i piedi di Mario, che non riesce a girare. Bontà. Controllo palla al piede del numero 10 Pacifico con Cutelli. Di Mario, un po' meno efficace il numero 9. Forse ci vorrebbe anche un time out per il Bar Crystal, che può spenderlo, guadagnare anche qualche secondo oltre che riposare. Una partita che si fa, che si è fatta anche abbastanza dispendiosa in questa ripresa. Scafetta con Cutelli a destra per Pacifico, ha tutto il tempo di poter passare o tirare. Va da Palermi, che spreca il colpo del KO. Muccica. Pacifico, chiamato il time out dalla panchina del Bar Crystal. Palermi verso con Cutelli. D'esterno, una pallaccia del numero 17. Fusco. Appoggio di testa comodo di Brannetti per Scafetta. Brannetti ha tanto spazio, cerca Di Mario, non lo trova. Palermi, dribbling di Palermi. Brannetti, vantaggio, non c'è fallo. Cappellone, Ferraro, Muccica. Il controllo in area di rigore da parte di Camillozzi, non c'è fallo. Ma lui è matto, te, fa bene.
Non arriva ancora il timeout per Bar Crystal. C'era parso di sentirlo chiamare dalla panchina. Scorre il tempo, diventano 19 minuti. Ecco il timeout del Bar Crystal, chiede scusa al direttore di gara che stava per chiamarlo, ha fatto cenno di no. Intanto ruba il pallone Camillozzi e segna il gol. Si è fatto male il portiere che rimane a terra. Si riprende a giocare con Di Mario in porta, purtroppo. L'infortunio per Mazza lo terrà fuori dalla partita. Si è rimasti fermi lì per almeno 4-5 minuti con il tempo che effettivamente segna il 18esimo, se vogliamo, di gara, più 4-22. 7 più recupero al termine, si fa male anche Ferraro che ha subito un colpo alla gola, involontario da parte di Guida. Rimessa laterale. Giocata lunga. Non c'è fallo su Camillozzi. Rilancio lungo. Controllo di Ferraro. Pacifico. Palermi. Se la porta sul sinistro. Viene accerchiato e perde il pallone. Camillozzi. Cerca la tripletta, non la trova. Cocutelli. Ciga. Muccica, spara fuori. Ricordiamo, non c'è un portiere di ruolo per il Bar Crystal e quindi ogni occasione potrebbe diventare pericolosa per la squadra in maglia gialla. Avanti comunque di due reti. Guida è andato a prendere il posto di Di Mario. Ferraro. Sempre Ferraro, gli chiamano il tiro in porta, lui lo fa giusto da quella posizione, proprio per ciò che abbiamo detto poco tempo fa, ovvero non c'è un portiere di ruolo in porta in questo momento. Pacifico. Palermi. Punta la porta, si ferma, subisce fallo. Pacifico prova il tocco morbido, intuisce Fusco che si era mosso con abbondante anticipo. Il numero uno mette a terra, rilancia col destro, lungo a cercare l'attacco. Ci sono chiamati i 4 minuti di recupero. Avevamo capito bene su quale poteva essere l'entità del recupero. Effettivamente si arriverà al minuto numero 29. Esce palla al piede Palermi. Proteste da parte della Ladisport. Guida. Guida. Viene messo a terra, è un fallo che costa anche il giallo.
Calcio di punizione, tocca ma non basta, Fusco, è il gol del 7-4. Due minuti al termine, forse qualcosa in meno, Palermi, Ivan Camillozzi, Panuzzi, sbaglia l'appoggio. Con Cutelli, guida, Palermi, prova il pallonetto, fantastico gol, quello del numero 18 che con un pallonetto teso batte Fusco 8-4. Davvero una rete che mette il fiocco, se così possiamo dire, sulla partita del Bar Crystal. Bontà, Panuzzi, Brannetti, adesso stanco la Disport, non ci crede più, Brannetti, pallone all'indietro, finisce per terra. Il numero 6, c'è fallo in favore della Ladisport. Fusco è pronto a lanciare, mentre il direttore di gara credo che dopo questa occasione fischierà la fine della partita. Con Cutelli. Ecco il triplice fischio da parte del direttore di gara. Il Bar Crystal vince sulla Ladisport, che insegue sempre, quasi agguanta l'avversario, ma poi alla fine vincono gli uomini in maglia gialla.